Allora, ciao a tutti, sto facendo un video a fine proprio gli sgoccioli di novembre nel terrazzo perché dopo una settimana di pioggia incessante, è stato bruttissimo, però è stato un casino, finalmente oggi è una bella giornata, invece di farla all'interno questa luce a me piace, quindi ma a prescindere dai video, proprio a me piace questo tipo di luce e questa temperatura, però sento freddo. Video haul, alcune cose che ho comprato, altre no, così in queste settimane, a pizzichi e morsi. La prima cosa che ti faccio vedere l'ho presa da Candida. Non compravo un paio di pantaloni di questo modello da tanto tempo, nel senso che ne avevo un paio, li ho utilizzati tanti, poi sono dimagrita e ora mi sono stabilizzata con la taglia, quindi prendo la stessa taglia da quest'estate, quindi ma anche perché non devo più dimagrire, ecco. Ho preso questi pantaloni, sono dei pantaloni dei Pantapalazzo, che mi piacciono un sacco, aspetta che faccio vedere. Sono costati 17 euro, guarda che sono carini, hanno l'elastico in vita, non hanno. C'era tipo pure la cinta tipo in pelle, ma non mi piaceva tanto, va bene, sacchetto. Vengono così, ovviamente sono a vita alta, nonostante io mi vengano a vita alta, non essendo io particolarmente alta, con i tacchi stanno molto carini, mi piacciono. Sai che prima io li portavo tantissimo, poi non li ho più avuti, li volevo, li ho visti, 17 euro si poteva fare serenamente, me li sono presa da Candida. Se hai a disposizione la possibilità di andare da Candida, mettiamo un nome terribile, lo so, vai, perché hanno delle maglie identiche di un pallone, molto simili a delle maglie che vendono nei Finissimi. Sono poco, tipo 15 euro, 12 euro e 90. Candida, guarda, è un posto che ha cose molto carine. Poi, da New Yorker, però la marca non è New Yorker, la marca è Amisu. Amisu. Ho preso questa gonnellina, non c'era, la volevo di una taglia più piccola, non c'era, ho preso questa qua, mi sta all'elastico comodo, va bene lo stesso, guarda, anche se non mi fascia tutta, non me ne frega niente. Allora, troppo carina, 16,90 euro, cioè sono nei se compro cosa 17 euro. Guarda, allora, ti faccio vedere la trama da vicino, che è così bianca e nera, e poi in basso ha tutti questi ciuffetti, e la passamaneria. In palermitano questo ciuffetto si chiama Jummo, mi piace un sacco, guarda. Ti farò vedere un outfit con questa gonnellina, un outfit che non lo costa, ma proprio poverissima. Profumo, questo ammorbidente, ragazzi, un profumo. Allora, Lenore, quello blu, ma buonissimo. She's Inside mi ha proposto una collaborazione, così come tanti altri siti che vendono vestiario, e stavolta ho accettato e ho preso due capi perché potevo prendere due capi. Il primo che ho preso, anche questi, poi te li faccio vedere indossati. Ti invito, se ne hai voglia, nel box info trovi il link per il mio profilo Instagram, dove metto continuamente, ma continuamente, ultimamente non tanto, ma perché non ho avuto molto tempo, foto outfit. Quindi, bene o male, questi vestiti a rotazione io poi faccio la foto e la metto sempre. Te lo dico perché mi è venuto in mente che io con questo cappottino ho già fatto una fotografia e ho scelto nel loro sito, ti lascio il link degli articoli nell'info box se ti interessano, questo cappottino così di maglia, è veste molto abbondante, è abbastanza caldo e mi piace da morire, sembra una vestaglia. E tu dici ti piace? Sì, mi piace il concetto di vestaglia. Mi piace. Ho scelto apposta, ho preso White. Allora, l'ho messo in un video, però io non, cioè, non l'ho detto. Ogni tanto, quando ho il tempo e me lo ricordo, scrivo nel box info che rossetto indosso oppure che maglia indosso quando lo ricordo. Però certe volte non lo ricordo perché sono un po' sbadata. Però in tante non solo lo hanno notato, ma in tante lo hanno riconosciuto e mi hanno detto: quello l'hai preso da She's Inside. Ho detto: ma guarda che occhi, ma non una persona, diverse persone. Ed è questo abitino qui. Però sotto, siccome è profondo lo scollo, metto una canottierina perché non mi sento un po' a disagio. Ecco, comunque la manica viene così ampia, il vestito è molto ampio, più corto davanti. È più lungo dietro. Il vestito è molto ampio e mi piace come mi cade. Mi piace tanto. Tra l'altro, guarda come stanno bene, cioè almeno a me personalmente piace come stanno bene insieme. Questo abitino con gli ankle boots, no, con gli ankle boots, con i knee boots,
con gli stivali sopra il ginocchio, me l'è scopulita. Anche questo poi ti faccio vedere un outfit. Mi piace un casino, mi piace proprio tanto, è molto molto carino. Lo metto sia così che con un cinturone, ho un cinturone marrone di Afushak in vita e mi piace tanto 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 come cade. E queste erano le cose She's Inside che mi sono state omaggiate. Ecco, sono andata a Terranova e ho preso questo abitino. Aspetta che mi alzi. Questo abitino, guarda che carino, è un po' corto, molto molto carino, ha lo scolla V è uguale come profondità sia davanti che nelle spalle. Questo l'ho pagato 5,90 euro, manco per farlo, carinissimo. E c'era così con lo sfondo è antracite, non è nero, con i fiori, poi c'era anche nero, però era un nero, le presente quando compri una maglietta nera e la lavi e rilavi e rilavi e rilavi e non è più nera, era il nero lavato e rilavato e rilavato. Infatti non mi piace perché per 5,90 ma lo prendo pure nero, però non mi piace il nero. Se non ricordo male c'era anche rosso, però non mi piace la punta di rosso, verde petrolio, però lo vedevo più estivo, non lo so, non mi ha fatto molta simpatia. Questo invece 5,90 mi ha fatto molta simpatia, perché questo qua me lo posso mettere per ora con un bel cardigan sopra, una stola sopra e gli stivali quelli sopra il ginocchio che ho comprato inizio stagione. Ma lo posso mettere anche volendo d'estate con le prime sere con un bel paio di zeppe, anche perché ha la manichetta che mi arriva al gomito. Guarda che 5,90 secondo me ho fatto un buon acquisto. Sempre da, sto dicendo Casanova, da Terranova, mi sono comprata una felpa, ma sai perché? Era tra gli articoli scontati, perché tu devi sapere che io do un'occhiata generale al negozio quando entro nei negozi. Poi se io vedo che ci sono angoli con le cose tipo fuori tutto, super saldi, cose del genere, dove ci sono i rimasugli, infatti bisogna avere la botta di fortuna. Io prima do un'occhiata così, poi sinceramente vado a guardare quelli, anche perché però economicamente non è un periodo particolarmente florido, quindi sono stati dei veri e propri capricci questi. Ho trovato sia questo vestitino là in mezzo, che questa felpa che ho pagato 12 euro, che è tanto carina, che ha questo numero 82. Con le rose bordeaux. Stavo per prendere pure un paio di leggings bordeaux, soltanto che i leggings costavano 7,90 euro. Dici tu, ti sei bloccata per 7,90 euro i leggings? Sì, perché erano cuciti non tanto bene, non mi piacevano. Fossero costati di meno li avrei presi 7,90 euro. No, comunque ho preso solo la felpa, basta. Per la nuova, non, sai, non capisco se mi... Sto tornato, ho preso queste due cosette e quel vestitino mi è piaciuto un sacco. Sono andata da Zara, ma perché dovevo andare... Sono entrata in un centro commerciale, si chiama Concadoro, ma per un altro motivo, ho proprio stata un'entrata e un'uscita. E sono entrata da Zara perché avevo un quarto d'ora ancora a mia disposizione. E c'erano degli stand, quello che ti dicevo prima, che guardo cose scontate. E tipo tutto a 14 euro, tutto a... certo, tutto a 14,90, tutto a 17,90, tutto a 20,90, una cosa del genere. In quella a 14 euro c'era un paio di pantaloni che io guardavo da 2 anni, perché li ripropongono ciclicamente sti pantaloni, che mi piacciono morire, costano 49,90, i prezzi di Zara, ed erano a 14 euro. Porca miseria, non c'era la taglia. Ci sono rimasta, quando li ho visti ho detto... Oh, mi devi credere, in quel momento, quel giorno, spendere 14 euro ci avrei... Cioè, infatti, poi in macchina dicevo, no, ma meno male che non li ho trovati, meno male. No, vabbè, mi devi spendere un po' di soldi, no. Va bene, meno male che non li ho trovati alla fine, quanto mi pare. Vabbè, però voglio dire, queste cosette sono molto, molto carine, ho qualche cambio, voglio dire. Questa non la metto per lavorare, questo è poco ma sicuro, ma per stare a caso, per sbrigare delle cose, per andare in giro, sicuramente, con i jeans, le scarpe da tennis. Io non sono giovane, non mi sento neanche giovane, però sento freddo e quindi metto questa, una magliettina, e vado tranquilla. Questo era stato il mio shopping e i due capi che mi sono stati omaggiati da She's Inside, che ti devo dire che è cosa molto carina. Infatti non appena sarò un po' più in soldi, ti devo dire che io un bell'ordine lo vorrei fare, perché ho visto cose molto carine. L'unica cosa che mi lascia un po' in dubbio di questo She's Inside sono le taglie degli soprabiti, perché ho visto ci sono taglie, tante taglie uniche. Con questo ci sono andata fortunata perché mi piace come mi cade. Sugli altri ci metto un punto interrogativo sopra, però mi piace. E ti devo dire che il vestitino, guarda che è troppo carino, troppo carino come cade, mi piace un sacco, ma te lo farò vedere in qualche foto su Instagram o in qualche video outfit. Sai che ti dico? Mi preparo un tè
e mi rilasso un po'. Ciao e che le stelle siano con voi.